Ma l'unica questione è che io sono uno di quelli ignoranti come una talpa sull'internet. Ho visto l'anima e il corpo io del movimento a Viale Papiniano il 26 gennaio, che c'era Giovanni e altri. Loro mi hanno dato indicazioni e da allora tutti i gazebo con Manlio, da Bande Nere, da Piazza Piemonte fino ad arrivare a, quando arrivi interrompimi senza paura, fino a fare attacchinaggio e rappresentante di lista. È un problema, cioè gli ignoranti come me su internet sono umani, non sono internet. Diamogli il valore e organizziamoci in modo che qualche volontario, insomma, che ha un pensionato come me, che è bravo in ogni zona e ha tempo, ci fa almeno far fare o la lettura tutte quelle cose lì. Io lo pongo qua come questione. Scusate, grazie. Rispondo direttamente perché in realtà la soluzione c'è a questa cosa, nel senso che, a parte che come dicevo, ho perso di vista, ho distolto, ecco, a parte che come dicevo, ciao, con lui si fanno dei banchetti allegrissimi, quindi se volete fare un banchetto veramente figo, andate dove c'è lui, vi divertite un mondo. Sì, a parte che viene con le bandiere, cosa meraviglia. Questo incontro, giustamente dicevano prima, lo faremo cadenziato per far sì di mantenere comunque un contatto, anche perché la rappresentanza territoriale nella composizione del Parlamento è fatta anche con questo principio, che ogni regione deve essere rappresentata. Rappresentare una regione significa anche riportare quello che si fa in Parlamento nella regione. Questo è sicuramente un nostro impegno, oltre a essere un nostro dovere, e lo faremo sicuramente con questi incontri. D'altronde siamo in Lombardia, 21 eletti, chiaramente nelle tre circoscrizioni. Non sarà neanche questo grande onere per noi, perché possiamo tranquillamente venire due per volta, significa fare un incontro del genere ogni 3 mesi, per dire, per noi. Quindi comunque è una cosa fattibilissima su cui ci impegniamo sicuramente a farla e a farla bene. La vita, cioè da quando siamo entrati in Parlamento, non cambia nulla per quello che riguarda il rapporto con le zone, nel senso che continuano a esistere i consigli di zona, continuano a esistere il consiglio comunale, continuano a esistere i gruppi di zona. E ce ne sono in tutta Milano, quindi cioè il resoconto verbale visivo che non è su internet si continuerà tranquillamente a fare sul territorio come si è fatto finora. Questo chiaramente è un impegno che dobbiamo prenderci tutti, perché i gruppi di zona lavorano grazie all'impegno di chi li porta avanti, ma credo che sia fattibilissima questa, quindi non mi preoccuperei più di tanto di questo. Chiaramente se vuole notizie fresche al minuto, purtroppo c'è internet per quello, altrimenti ti faranno un sunto settimanale di quello che è successo probabilmente. E credo che dovrebbe essere abbastanza garantita comunque l'interscambio di notizie. Passiamo al prossimo intervento. Roberto. Ok. Buonasera, mi chiamo Roberto Mendia, faccio parte del gruppo Sanità e ho partecipato alla costituzione del programma sanitario della Regione. Credo di essere in minoranza in questa sala, oppure forse l'unico, però penso che il momento è storico, come è già stato detto, e non fare un governo io credo che sia un errore. Perché abbiamo due emergenze in Italia, io penso. Una è l'emergenza lavoro e l'altra è l'emergenza corruzione. Portare a casa alcune leggi fondamentali, quali la riforma elettorale, una buona legge sul lavoro e una legge contro la corruzione, penso che potrebbe bastare, a questa nostra assemblea. In previsione di un ulteriore sviluppo elettorale. Grazie. Rispondiamo punto punto, c'è come volete. Sì. No, diciamo che il concetto. Se, chiaramente è il mio punto di vista, o meglio, è il punto di vista almeno di tutti i 163 che eravamo in quella sala, e sicuramente anche quello lì, per il Casaleggio, per quanto possa importare.
ma credo che sia proprio l'anima e la struttura del Movimento 5 Stelle, purtroppo e per fortuna. Purtroppo per i tanti che comunque la pensano come te, non sei chiaramente l'unico che la pensa così, e per fortuna, per come la vedo io, perché io ne sono perfettamente convinto, non esisteremmo oggi se la pensassimo in questi termini. Nel senso che se qualcuno davvero pensasse che il Movimento 5 Stelle oggi, pur di arrivare a un obiettivo, si possa vendere tutto il resto, avrebbe votato PD in questo momento. Cioè, noi esistiamo, lo so che è dura per tutti da pensare questa cosa, io posso dire anche, paradossalmente, è anche autolesionista per chi come noi è entrato ora e vorrebbe portare avanti questo sogno di fare qualcosa di buono, perché sappiamo che probabilmente fra 3 mesi saremo a casa tutti quanti, ma siamo tutti convinti lo stesso di questo, probabilmente perché siamo tutte persone che credono fortemente nelle carte che ci hanno portato avanti in questi anni e che sono l'unica garanzia che questo movimento abbia veramente la schiena dritta. Abbiamo 4 principi base, 4 sono praticamente, cioè se non riusciamo più a portare avanti questi, la gente ci manda a casa, cioè non è che scompariamo noi, ci mandano a casa, perché quando incontri quelli che per anni hanno lavorato su questi principi, su queste idee, ti dicono tutti la stessa cosa: io ho votato al Movimento 5 Stelle, oppure ho aiutato il Movimento 5 Stelle per mandarli tutti a casa. Non a caso il nostro slogan elettorale è stato lo tsunami, cioè non ce lo dimentichiamo questo. E io la mia visione chiaramente politica della faccenda, io vedo nel mio immaginario, vedo Bersani così con la mano protesa verso di noi. Se noi la teniamo, lui è come Willy il Coyote, sotto non c'ha nulla in questo momento. Se noi la teniamo, lui rimane a galla, se lo lasciamo lui cade giù. E questo è quello che lui vuole fare, lui vuole darci la mano per rimanere a galla, e noi questo non ce lo possiamo permettere. Un altro paio di interventi, Giuseppe Migliaccio, da quando presentatevi e concisi un minuto. Allora, ciao, Giuseppe Migliaccio, in realtà sono due, però riesco a stare nel minuto, sono abbastanza conciso. Allora, la prima, la più breve, anche la più banale se vogliamo, cioè le prossime riunioni, compresa quella del 10, quando è? Saranno in streaming? Saranno anche quelle in streaming? Crediamo di sì, purtroppo, e per fortuna che non ce la faremmo, tutto ciò che si svolge a Roma lo organizzano i ragazzi di Roma, Dico. Quindi non ti posso rispondere con certezza in questo momento. Però secondo me, anche se semplicemente su Facebook, aggiungendo la pagina del Movimento di Roma, del Lazio, dei ragazzi comunque di Roma, avrei queste informazioni. Comunque noi saranno sicuro ovviamente pubblicizzarle subito, appena lo sapremo. Però non saranno sicuro a pubblicizzarla subito questa notizia, appena lo sapremo. Ti direi una bugia se te la dessi per certo. Vabbè. Seconda era, come pensate di una cosa che non ho capito bene io, di porvi nei confronti delle proposte sul forum, in attesa delle altre varie piattaforme, quello che ho capito, cioè a che cosa pensate, cioè come il sistema della priorità, diciamo, che pensate di dare alle proposte, qual è? No, ci siamo spiegati male forse all'inizio, il forum non è per dialogare con i cittadini, il forum è organizzativo nostro, il portale che uscirà, dicevi? Io dico il forum che già esiste, quello con le proposte. Ah, quello che già abbiamo, allora lì è una bella confusione in questo momento, in tutta franchezza, perché chiaramente appena esci dal territorio ti rendi conto che il movimento, per fortuna, è composto da una costellazione di persone e ognuna in ogni gruppo locale porta avanti la sua iniziativa, la sua proposta, e non è facile sintetizzarle chiaramente. E stiamo studiando e in questi giorni dovrebbero uscire, e intanto sicuramente delle mail specifiche per, che ne so, proposte, dove far convogliare le proposte, curriculum, perché in questo momento ci arrivano anche curriculum di chi si propone come collaboratore parlamentare o come esperto di una tematica, e, insomma, delle mail specifiche dove intanto indirizzare tutte queste proposte, perché senza vederle insieme già è impossibile sintetizzarle. Quindi indirizzate ognuno di voi? No, 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 saranno collettive, poi ci sarà lo staff nostro, perché comunque come gruppo parlamentare dobbiamo necessariamente avere uno staff, perché non ce la facciamo, attenti, facciamo per lavoro, rispondiamo alle mail, che dovrà sintetizzare tutto questo lavoro e far sì che esca una proposta, soprattutto che si abbia un metodo per dare voce a queste cose. Spero che gran parte di questo problema lo risolva il portale, però,
in tutta sincerità, quello che deve uscire ancora, cioè che sia lui già uno strumento di sintesi. Non so se Luciano, Olivieri, Luciano. Cioè, buonasera a tutti, mi chiamo Luciano Olivieri e sono iscritto e faccio parte del gruppo di lavoro Fisco e Tasse. Vorrei dire ai nostri deputati ben arrivati in Parlamento, siete giovani, siete puliti, siete nuovi, siete onesti, coraggio, buon lavoro, fate delle leggi importanti. Peccato che c'è un problema che sapete bene anche voi, e che fuori da queste mura l'Italia sta crollando giorno dopo giorno, per cui voi non avrete tempo per imparare a fare i deputati e non avrete il tempo per fare delle buone leggi via via col vostro lavoro, perché a voi molti di noi chiedono una sola cosa: siccome il tempo non c'è, a voi è richiesto di cambiare l'Italia con le buone o con le meno buone in maniera radicale, cambiare la politica e cambiare l'economia, ma domani. Purtroppo il tempo non c'è, avreste bisogno di tempo come tutti gli esseri umani che iniziano una nuova attività, ma il tempo non c'è, le condizioni oggettive vi impongono di rappresentare un sistema nuovo. Si chiama rivoluzione? Voi abbiamo il coraggio di usare questa parola? Oggi c'è bisogno solo di questo, ve lo dice uno con la pancia e pelato e vecchiotto. Non è rivoluzione di sinistra o di destra, di nord o di sud, è rivoluzione perché o quest'Italia cambia in pochi mesi, in pochissimi anni, oppure non avremo neanche più ragione di essere qui a discutere di queste cose. Grazie. Infatti anche noi diciamo sempre che il movimento è una rivoluzione culturale innanzitutto. Diciamo che noi adesso abbiamo secondo me una possibilità, al di là di quello che è stato discusso prima, noi comunque adesso siamo in una posizione diciamo di vantaggio, perché noi possiamo andare lì e mettere con le spalle al muro, noi andremo lì e faremo le nostre proposte, noi per esempio proporremo di abolire i rimborsi elettorali, per farti un esempio, di cambiare la legge elettorale, vediamo se avranno veramente il coraggio ancora di votare contro, perché una volta prima potevano avere magari delle scuse per non farle, adesso nel momento in cui noi le proponiamo e non aspetteremo che le propongano loro, le proporremo noi, lo proporremo noi l'abolizione dei rimborsi elettorali, vediamo se avranno il coraggio di rifiutare, vediamo. Noi sicuramente partiamo da questa e partiremo subito con tante proposte che sappiamo, abbiamo, adesso non sto a cogliervele tutte perché insomma il programma lo sappiamo, però abbiamo l'opportunità di metterle con le spalle al muro, per cui lo faremo questo sin da subito. Ci sarà, ci sarà.